Palermo, Monreale e Cefalù, le protagoniste del 51esimo sito UNESCO italiano, sono pronte a mostrare le bellezze artistiche e culturali arabo-normanne. A inaugurare queste 3 giorni sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che venerdì mattina a Palazzo Reale scoprirà una delle 99 targhe che segneranno il percorso. E proprio qui, la sede del Parlamento siciliano, si prepara una piccola rivoluzione ambientale. L'asfalto del piazzale, una volta parcheggio della politica isolana, verrà rimossa portando alla luce, come ha spiegato il Presidente dell'Ars, Giovanni Ardizzone, altre tracce, altri reperti archeologici. Un modo nuovo di vivere tutta la zona che proprio grazie al riconoscimento UNESCO ha aumentato del 20% l'afflusso di turisti, come sottolineato dal sindaco Leo Luca Orlando. Ma una serie di eventi che vedono il loro punto centrale nell'invito che il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Giovanni Ardizzone e il sindaco di Palermo come Presidente del Comitato di Pilotaggio UNESCO hanno fatto al Presidente della Repubblica di essere presente a Palermo il giorno 28 per l'apposizione della prima targa UNESCO proprio al Palazzo Reale. Proseguiremo con l'apposizione delle targhe negli altri 8 monumenti e voglio ricordare in particolare che il 28 sarà il giorno di Palermo, il 29 sarà il giorno di Monreale e il 30 il giorno di Cefalù. Per questo sono presenti qui con noi il sindaco Piero Capizzi di Monreale e il sindaco Rosario Lappunzina di Cefalù. Sempre venerdì, dalle 19 fino a mezzanotte, poi porte aperte in tutti i luoghi, simbolo del percorso arabo-normanno. Una lunghissima notte bianca fra concerti, spettacoli teatrali e di danza che permetteranno a tutti, turisti e perché no anche agli stessi palermitani, di conoscere e di riscoprire mosaici, saloni e giardini diventati patrimonio dell'umanità, approfittando anche dell'ultimo weekend della manifestazione Le Vie dei Tesori. Sabato, nella zona del Ponte Ammiraglio, altra testimonianza normanna e medievale, l'arte e l'ingegneria si incroceranno con la storia di un quartiere e della sua rinascita attraverso i valori della legalità. Nel pomeriggio spazio alla seconda protagonista, Monreale, con il Duomo, il Complesso Monumentale, il Museo Diocesano e domenica infine a Cefalù per l'ultimo appuntamento di questa 3 giorni di storia e di cultura.